Ciao ragazzi, io sono Briller e avete presente la sensazione che si prova quando uno straniero parla del tuo proprio paese? Beh, io sono americano e ultimamente tre comici italiani si sono messi a parlare dell'America. Naturalmente avevo tanto da dire e tanto a cui rispondere, quindi ho scelto delle cose che loro hanno detto e adesso rispondo. Allora, io sono Sì. pronto a dire che Sì. il mio cibo Preferito. nella vita Sì. non è la pizza, non è mai Taco Bell. Sì. Ah, vedi. Io esco pazzo per... E Per vi Taco Bell. consiglio, se magari andate in America, prendete Crunchwrap Supreme. Con una... Non mi aspettavo mai di sentire queste parole veramente da un vero italiano. Il mio cibo preferito in assoluto non è la pizza, Taco Bell. Che tra l'altro sono deluso che in Italia è stato importato KFC, che poi non è così buono, mentre Taco Bell, questo bellissimo, buonissimo Tex-Mex, ancora non c'è in Italia. Andateci, provatelo, non vi dispiacerà, fidatevi. Ma a proposito di cibo e queste situazioni, sentiamo un po'. La prima cosa che ricordo proprio dell'America, il primo approccio che ho avuto con l'America è quando ho visto delle persone sedute su questo marciapiede che c'è accanto al mio portone con un vassoio di carta con della pizza, tipo 5-6 persone stavano mangiando in questo vassoio appoggiato a terra e ho detto: "Ah, ma che è questi? Perché stanno a mangiare per terra?" "Ah, sono americani, sono zozzi, lasciali stare." Ah, sono americani, sono zotti, lascia stare. Sì, vabbè, cosa posso dire? Non c'è niente da dire. A parte il fatto che un americano ha sentito questa prima impressione dell'America e sono molto triste. E mi dispiace che è stato così. Ma non siamo tutti zotti e mangiamo la pizza per terra con un pezzo di carta. E parlando di prime impressioni, poi abbiamo... La prima immagine qua è il piacere di sentirsi protetti quando sei a casa con una bella pistola. When you own a gun, Yes. I have my È guns. proprio una cosa che adesso crescendo penso a quella cosa, dico, ah, loro serve questo per sentirsi a posto. Mi piace quando fa tipo, oh, when you own a gun. Lo so. Infatti è la cosa forse più vergognosa, più imbarazzante dell'America, questo problema delle armi che abbiamo. Volevo solo ridimensionare, non è che tutti hanno un'arma. Io ad esempio non l'ho mai voluto, non l'ho mai avuto e... Non è che ho bisogno di un'arma per sentirmi protetto. Mi dispiace per chiunque abbia quel problema e quella sensazione. Comunque, l'America. Quindi abbiamo sentito un po' come vengono percepiti gli americani dagli italiani, ma al contrario, sentiamo. Ma senti, a scuola ti eri vittima di... Francesco, sbibibibibabbi! No, in realtà Quel, non so Gold che Italian nome ci è sia uno questo. status symbol essere È italiano, cioè figo, è eri figo. popolare, tutti vogliono sapere. Sì, no, è una cosa figa. Più che altro ti fanno delle domande, capisci che gli americani... Ecco, come vedono l'Italia? Capisci che gli americani sono un po' ignoranti, sì, un popolo che non sa molto del mondo, soprattutto perché non abbiamo culture intorno. Abbiamo Canada e Messico. Non importiamo niente dalle altre culture, gli americani sono veramente ignoranti, ma il bello di questo è che adoriamo l'Italia, cioè gli americani adorano l'Italia. Sei uno status symbol nelle parole di Frank, di nuovo thank you Frank, perché è vero che gli americani amano l'Italia e gli italiani. Buono questo. Copiamo continuamente. L'America mi fa paura tantissimo. Lì c'è un problema di libertà d'espressione che in Italia non c'è, secondo me non ci Infatti. avremo. E poi è polarizzata al massimo, cioè i miei nonni sono razzisti, Sì. non gli fai cambiare idea in nessun modo, non c'è una via di mezzo. Le università sono polarizzate nell'altro senso, cioè sono Sì, tutte di estrema tutti i DM, sinistra e sì. quindi non si capisce niente. Cioè, non si tende un po' a non parlare, Sì, non io confrontare. avrei Non c'è paura di più fare questo confronto. podcast e rispondere a delle domande, sarei terrorizzato. Questo purtroppo posso confermare che è abbastanza vero, a parte il fatto che tipo sono razzisti, non è che ci sono mille razzisti, anche perché ha detto i nonni, la gente più anziana è sempre un po' più razzista, ma comunque è verissimo che adesso l'America è un paese molto sensibile, permalosa, non puoi dire niente, tutto politically correct, devi stare attento a quello che fai e dici e dire. Quindi è verissimo, questa cosa dà fastidio abbastanza, cioè molto fastidio a me, perché tutti devono tipo chiedere scusa, scusami, ho detto questa cosa che poi non era neanche offensivo. L'America è un paese molto permalosa in questo periodo soprattutto. E poi c'era una cosa molto interessante che è stata detta, sentiamo un po'. Ma L'Italia. esiste il mal d'America come il mal d'Africa? Cioè, Sicuramente. ti Mia viene madre da... soffri.
Ma sinceramente, quando hai 20 anni pensi che sia tutto meglio. Mm-hmm. Poi se fai bene in Italia qualcosa, cioè vivo bene qui, è troppo meglio qui. Dipende che fai, lì ci sono più opportunità, ma se lavori bene qui, 100.000 volte meglio, certo, stare qui. Certo. Allora, essendo un americano che vive in Italia, devo dire che questa cosa dipende molto dalla persona. Io sono contento di essere cresciuto negli Stati Uniti perché penso che l'infanzia, gioventù è più divertente e meno serio. Tipo studi. Da adulti mi piace anche lo stile di vita italiano. Quindi forse ho il meglio di tutte e due. Da adulto magari esci di più, vai a fare più cose, sei circondato, puoi viaggiare circondato da altre culture, dico. Magari un americano più tipico, più grande, non fa così tante esperienze. Comunque parlando del lavoro, è vero che ci sono molte più opportunità lì. Se non riesci a trovare un buon lavoro in Italia è difficile, ma se ce l'hai, forse sono d'accordo che in Italia puoi vivere anche meglio. Comunque è stato un punto molto interessante questo. Volevo invece rispondere ad una cosa su cui non sono molto d'accordo. Sentiamo. C'è una cosa che non fai per loro, credo. No, è vero che comunque sono molto più freddi. È molto più faticoso. Sono calorosissimi all'inizio, ma è finto. E poi non... è falsissimo. Non gli frega niente. È vero, cioè non stringono mai. Ma perché... Ci sarà una zona America dove non stringono. Neanche una, è chiaro? Va bene? Neanche una persona. Una c'è ed è il Messico. Esatto. Allora, hanno detto che sono freddi o falsissimi, che devo dire, secondo me non è vero. Secondo me gli americani sono molto gentili e amichevoli e non è finto. È solo il modo di accogliere americano che sembra forse troppo tipo "Hi, ciao", che quello sì è esagerato, ma non lo chiamerei finto. Secondo me gli americani sono molto tipo aperti con le persone, tipo amichevoli, tipo "Yeah". Mentre, non lo so, nella mia esperienza gli italiani sono con gli sconosciuti soprattutto, sono un po' più chiusi, un po' più non voglio parlare con gente che non conosco. Quindi su questo punto non ero completamente d'accordo. Sto dicendo, secondo me la cosa che ti rende bella l'America è che riescono a rendere bello tutto, compresi i musical. Cioè io che in Italia non riesco a vedere un musical, non so se è la cosa più bella del mondo. Io ho visto... Anche tu l'hai visto, il più bello show che non ho mai visto, che è Buco. Quindi qui dice tipo l'America è buono perché riesce a rendere tutto bello. E secondo me questo è abbastanza vero, cioè qualsiasi spettacolo, il mondo di entertainment, musica, film, serie, sport è tutto portato al 100%. Mi piace lo spettacolo dell'America, quindi sei sempre intrattenuto in America, anche sempre per questo siamo più ignoranti perché non importiamo un film italiano, non lo guarderebbe quasi nessuno, quindi gli americani hanno il bello e il brutto di questa cosa. Una volta mi chiamano questi miei amici e mi dicono "Oh, there's an incredible party, c'è una festa incredibile, dobbiamo andarci". Andiamo in macchina e arrivo in questa villona di uno straricone, non c'erano i genitori, organizzato la festa. Sì. Quindi è vero che ci sono i mega festoni negli Stati Uniti. Sì, pensate che a casa mia c'era pure il nome per questa festa che si chiama MHP, Miller House Party. Le feste a casa mia erano veramente famose al mio liceo, ragazzi. Tanta gente, tante persone dentro casa tua e c'è una mega festa. Quindi fighissime. Poi andava a dire che tipo gente rubava delle cose. Per fortuna questa cosa non mi è mai successo. Non so se lui ha vissuto in un posto dove gente ruba le cose, a me per fortuna non è mai successo. E a proposito delle feste, io non ho mai capito perché ho sempre visto nei film questa cosa, i ragazzi scappano quando arriva la polizia. Se la polizia dovesse arrivare a una festa dove ci sono io sto là, dico beh, che devo fare, c'è una festa, perché scappano? Perché non posso... Allora ha chiesto perché scappano quando... ed è successo pure a me, pure ad un MHP è successo, tipo i poliziotti arrivano, it's the police, tutti uscivano dalla porta retro indietro perché è illegale bere se sei sotto 21 anni. So che è tantissimi anni, 21. Però se non hai 21 anni e stai bevendo, te ne devi andare. Altrimenti ti danno tipo una multa e devi fare un corso di alcol per tipo 6 mesi. Per fortuna non ho preso mai una multa. Non perché ho scappato, perché sono furbo. Anche perché non bevevo tanto sotto 21 anni.
Quindi è l'ultima cosa su cui volevo commentare era questo. Era un viaggio strano, c'è un grande comico americano che dice: oh, sono stato in Italia, che figli gli italiani, ma gli italiani americani che abbiamo noi sono strani. What happens during the trip? What happens during the trip? Perché Italian Americans sono proprio una loro cultura che non c'entra così tanto l'Italia. Gli italiani sono italiani, veri, fighi italiani, ma in America abbiamo una sottocultura. Italian Americans, americani che pensano veramente di essere italiani, anche se forse da tre generazioni non sono in Italia. E non so se avete presente Jersey Shore, questo è tipo la versione esagerata di Italian culture negli Stati Uniti. Comunque penso che a volte quegli americani pensano di essere veri italiani e poi magari vengono in Italia e pensano tipo: aspetta, non sono veramente italiano. Quindi volevo ringraziare Luca Ravenna, Edo Ferraio e Ferrario e anche Frank Matano per questa puntata. Meno male che non sono stati troppo cattivi con gli americani, quindi sono contento. E se vedete questa risposta, bella puntata ragazzi. Quindi se vi piace fare paragone America all'Italia, siete nel posto giusto sul mio canale Briller. Quindi iscrivetevi e ragazzi ci vediamo alla prossima, ok? Peace.